Lubinski, Kubinski, Lominski, Rosanski e Poznanski. Siamo a Varsavia, la capitale della Polonia, nell'agosto del 1939. L'Europa è ancora in pace e la vita a Varsavia si svolge normalmente. Ma che succede d'improvviso? Questi polacchi hanno forse visto un fantasma? E perché questa macchina si è repentinamente fermata? Tutti guardano in un'unica direzione. Stupore o spavento si leggono sui volti di questa gente. È mai possibile? Ma certo, l'uomo dai baffetti è Adolfo Hitler. Hitler a Varsavia mentre i due paesi sono ancora in pace. E tutto solo. Egli sembra non rendersi conto dell'emozione di cui è causa. Si interessa forse alle ghiottonerie di Maslowski? È impossibile, si sa che è vegetariano. Eppure a volte egli interrompe la dieta per inghiottire intere nazioni. Forse vuole ingoiare anche la Polonia? E come mai si trova qui? Che è successo? È successo che nel quartiere generale della Gestapo a Berlino. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Colonnello Wilfred Hunzer è qui. Se li vuole interrogarlo, spero che parlerà. Diamine! Che entri! Signor sì. Wilfred Kunzer! Wilfred Kunzer! Wilfred Kunzer! Heil Hitler! Heil Hitler! di Wilfred, sappiamo che desideri un carro armato, eh? Sì, papà me ne aveva promesso uno se veniva promosso. Beh, siccome sei stato promosso, il regalo te lo fa il nostro Führer. Heil Hitler! Heil Hitler! Ma glielo dirai tu al tuo papà chi te l'ha dato, vero Wilfred? Sì, il Führer. E così papà gli vorrà un po' più di bene al Führer, eh? Sicuro. Perché adesso gliene vuol poco? Per niente. E racconta anche delle barzellette sul Führer, Beh, dice che un cognac l'hanno chiamato Napoleone, che di Bismarck ne hanno fatto una bistecca e di Hitler ne faranno. Una polpetta. Sì. Sì, eh. Come lo sa? Oddio, viene spontaneo. Ah, viene spontaneo! La prego, non mi fraintenda. Io ho sempre, come dire, lei sa, colonnello, che il mio lealismo, la mia. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Il Führer! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil per me. Questo non c'è nel copione. Sì, lo so, va bene, ma io, insomma. Ti dico che nel copione non c'è. Ma farebbe ridere. Non me ne importa niente, le battute non devono essere modificate. Io voglio. Vuoi che ti dica la mia Mettila opinione? nell'anfratarina, la tua opinione. Prima però lascia che te la dica. Una risatina non guasta mai. Senti, tu sei scritturato per fare l'attore e non il critico. Qui cosa c'è scritto? Che entro io? E che devi dire? Niente. E allora zitto. Bella Ma io maniera. credevo che una finiamolo, io risatina stasera devo recitare Amleto. È una mancanza di riguardo, ma guarda un po' se un artista come me deve aspettare il comodo di due attorucoli che si scalmanano per gonfiare la loro parte. Ma sta calmo, perché abbai sempre? Per farmi capire dai cani. Basta! Bisogna che mi spieghi una volta per tutte. Convincetevi che questo è un dramma, è un episodio di vita vissuta. Buongiorno, Da Bosco. Buongiorno, cara. Ti piace il mio Sì, vestito? bello, bella, sai. È un episodio del nazismo che. Vuoi star vestita così in un campo di Tu concentramento? credi che stonerei? Tremendamente. Vabbè, io invece penso che farà un bel contrasto. Quelli mi frustano al buio. Io grido, si accende la luce e il pubblico mi vede a terra con questa magnifica toilette. Sai che effettone. Ah, dici bene. Tu non ti impicciare. Ma che idea balorda la tua di conciarti a quel modo? Ma dico, sei impazzita! Come ti permetti di parlare così a mia moglie? Chi credi d'essere? Oh, scusa, sono un po' agitato. Non va il tuo vestito. Hai paura che il pubblico guardi soltanto me? Paura io, e perché mai? Oh, si intende, tu sei il più grande attore del mondo, lo sanno tutti, compreso te. Beh, ora esageri. Esageri tu a tenermi nell'ombra, a cercare sempre ad attirare l'attenzione unicamente su di te. Se io incomincio una storiella, tu la finisci. Se io sto a dieta, tu dimagri. Se io ho un raffreddore, tu starnuti. E se avremo un pupo, forse la mamma sarai tu. Mi basterà d'essere il papà.